Sindaco, questa mattina a Policastro Bussentino un'altra importante inaugurazione. Cosa prevedono i lavori che inaugurate oggi? Prevedono fondamentalmente la ristrutturazione di questo vecchio edificio nel cuore di Policastro Bussentino, vicino al Monumento dei Caduti. È un progetto finanziato dal GAL Casa Castra per un importo di circa 50.000 euro. Quindi metteremo a nuovo questa bella struttura antica che ha rappresentato la storia di Policastro Bussentino, era un locale dell'ex ferrovia che di proprietà comunale era un'area degradata come tante altre aree degradate che stiamo riqualificando. Quindi il paese viene ammodernato tramite in primo luogo tramite la riqualificazione di aree degradate, abbandonate e mortificate da chi ha amministrato questa comunità per decenni. Finalmente ritorna alla luce le opere anche storiche realizzate dai nostri avi. Quindi è una zona che il comune e l'amministrazione ha puntato molto di riqualificazione. Si parte da qui, si arriva alla stazione, finalmente la stazione di Policastro sarà la stazione all'interno del centro abitato di Policastro Bussentino e come possiamo vedere la ferrovia, quest'asse ferroviare rappresenta il fulcro, il baricentro tra la parte antica e la parte nuova di Policastro Bussentino. Abbiamo il cineteatro, abbiamo la struttura sanitaria che sarà ampliata, sarà realizzata anche la riqualificazione dell'ex campetto del seminario dove sarà destinato a spazi per palestre e per eventuale discoteca. Più avanti sarà realizzata la piscina e uffici, e sposteremo il 118 e la sezione di cardiologia a Policastro, quindi saranno un palazzo di uffici. Quindi stiamo già riqualificando la parte dell'asse ferroviario che abbiamo acquistato ultimamente dalla ferrovia. E abbiamo un vecchio rudere che sarà recuperato, ristrutturato, destinato per attività economiche, quindi sarà un'opportunità anche di occupazione e di lavoro per tanti giovani. Recuperiamo degli spazi che saranno destinati, vediamo, in base alle esigenze del territorio, della comunità, per far crescere sempre di più la nostra realtà. La città del futuro si sta concretizzando. Oggi un'altra inaugurazione, sabato annuncio ci sarà un'altra grande inaugurazione, sarà inaugurata l'asilo nido, un'altra opera importante per un paese che vuole crescere, un paese che vuole dire la sua e deve sviluppare questo territorio e per diventare di nuovo baricentrico non solo geograficamente ma anche politicamente e soprattutto volano per il riscatto di questo territorio che ahimè da secoli abbandonato e impoverito.